Bentornati signori miei con la seconda parte di The Last of Us 2. Continuate a distruggere di like e commenti i video perché voglio sapere assolutamente la vostra opinione sul titolo, se vi sta garbando o meno. Ma allora ragazzi, fortunatamente, minchia, ho risolto il problema dell'audio ovattato. Immaginatevi se l'avessi portato con l'audio ovattato, cioè mi sarei ucciso io, guarda. Piuttosto non l'avrei portato, seriamente. Quindi fortunatamente sono riuscito a risolverlo. E niente, ora continuiamo. Ho dei bruttissimi. Veramente brutti. Come ha fatto a non arrivarci? Comunque, ho dei brutti presentimenti. Veramente orribili presentimenti su come andrà avanti. E su come finirà. Gesù Maria. Speriamo per il meglio. Ah, Dio L'avamposto mio. non è lontano. Perché a me tipo questo gruppo. Mi pare tipo che. Ah, si può anche sdraiare. Mi pare siano appunto. Non lo so, stiamo cercando appunto qualcuno. Io ho ipotizzato Joel. Perché secondo me ha a che fare Devi con essere Joel. incinta, Mel. E quindi non può ingravidare chi gli pare. Siete nel bel mezzo di un'apocalisse. Lascia ingravidare. Merda. Oh, ma ciao! Sei vivo? Ti pare vivo? 5 proiettili hai, seriamente? Non che mi importi della sua sopravvivenza, onestamente. Sono parecchi. Vai. Oddio! Ma seriamente? Minchia, bella congelata, eh? Un ghiacciolo ostruiva il passaggio. Oh Gesù Maria! Lo sto premendo! Bene, arriviamo all'accampamento con la schiena rotta, mi sa, eh. Bello. Boom, pugno in faccia. Boom, pugno in faccia. No, merda. Minchia, che bomba, però. Quindi lui uno è schiva. Se posso. Mi conviene non sprecare proiettili, no? Conviene, sì. Magari grazie alla schivata riesco a risparmiare qualche proiettilino. Oddio, ancora, sicuramente. Vuoi aiuto? Beccato anche lui! Minchia, no, furia questa qua, eh. Hai coglioni grandi come una casa. Cazzo, la spalla. Ma come qua c'è il kit medico? Ma non mi sono fatto un corno, ma ne valeva la pena. Kit medico è andato per un pezzettino di vita. Devo salire di più. Ula. Parliamo del cinema robe. Non so se hanno inserito il crafting anche qui, raga. Quindi dobbiamo cercare pezzettini di robe, metallici, eccetera, eccetera. Poi modifichiamo, eccetera, eccetera. Non lo so. Però le munizioni ci sono, almeno. Ah, ecco, ricarico qui. Non posso stare Vabbè, qui. raga. Questi mi cambiano i tasti, non è possibile. Gioca Call of Duty, il tasto per ricaricare è quadrato. Qua è R2, cioè. Oh. Comunque la pistola che tiene 6 colpi non lo posso vedere. Minchia. Pessima idea, Abby. Ma no, cosa vuoi che ci sia qua sotto?
Come zero me. Ula. Ti è piaciuto, eh? Ok. Ah, finché mi ricordo che L1 per schivare andrà tutto bene, ve lo assicuro. Dov'è l'avamposto? Vediamo la luce. Di là in fondo. Madonna, è ancora lontano, eh. Aspetta, ma... qua? Possiamo rientrare. Oh, guarda qui. Vedete? Dovete amarmi, io ce l'ho. L'istinto di sopravvivenza. Per cercare le robe, no? C'è un corno. Siamo dall'altra parte da qui siamo entrati. Un proiettile! Oh, è questo? Primo documento ufficiale, fammi leggere. Allora, a chiunque lo legga, mi chiamo Seth, vengo da San Francisco, non ce ne frega. E sto cercando di raggiungere Jackson insieme ai miei due figli. Abbiamo perso l'auto, la bussola e le armi. Siamo stati aggrediti fuori il Reno. Mia moglie e mio figlio maggiori sono morti. Minchia. Ho provato a seguire le mappe, ma la nave ci impedisce di restare sulla strada. Speravo di attendere il passaggio della bufera, ma i miei ragazzi muoiono di fame. Non possono restare nella ferma a guardare di spegnersi. Ci muoviamo o no? Ho sentito degli spari... Oh no! Oh no! Ho sentito degli spari provenire da quella direzione, oltre la dorsale. Spero di incontrare qualcuno, spero sia brava gente. Ti prego, stai leggendo questo messaggio, vieni a cercarci, credo sia mercoledì. Dio ti benedica. Oggi invece, che giorno è? Lunedì. Morti. Magari sono sopravvissuti e sono arrivati all'avamposto. Ok. Comunque un giorno diventerò uno youtuber talmente grosso che anche io riceverò i giochi con largo anticipo e ve li porterò in anteprima. Ma quel giorno non è oggi. Però già il fatto che me lo diano la Sony mi abbia dato la chiave, cioè voglio dire, non è roba da poco. Come stai? Oh, ma guarda un po'. E poi che faccio? Ci faccio l'amore? Una volta che li afferro? Ecco. Munizione. Non per essere troppo critico, però... Un coltellino? C'è anche uno di plastica, di quelli della mensa, tipo, che danno i bambini. Sarebbe stato meglio anche quello, guarda. Col cazzo che sarei venuto qua fuori solo con la pistola. Il coltello può sempre servire. Là c'è una radio sveglia. Accesso, lo controllo. Ma questo che è? C'è un corno. Qui aspetta perché non ho guardato in realtà. Però non c'è niente. Ok, proseguiamo. Proseguiamo piano. Puttana, stavo correndo. Zitto. Non so se devo premere tasti o cosa. Tipo quando lo sto... Perché non mi dice niente. Oh Jesus. Sta per sgamare. Vabbè, tanto c'ho sti colpi sul setto, non me ne frega. Mio. Aspetta un secondo. Continuiamo dentro. Modestamente. Che poi nessuno di voi lo sa probabilmente, ma io ho cercato di platinare il primo della Stovas
A livello di difficoltà, mi sa che il massimo disponibile. Crepavo con un colpo. Solo uno me ne bastava per crepare. Cioè, qualunque tipo di trauma mi uccideva. Ma di fatto che sono riuscito, l'ho anche platinato. Però il problema è che, cioè, non l'ho platinato, cacchio, dico, l'ho completato a livello di difficoltà alto. Il problema è che purtroppo, beh, per platinarlo devo ricompletarlo di nuovo ad un altro livello di difficoltà ancora più alto. E ho detto no. No, grazie, ho detto. Merda. Perché il livello di difficoltà più alto praticamente non potevo salvare. Non so. Fermo. A me viene da premere quadrato, poi magari non serve, però. Mica, lo pieghi talmente tanto questo povero disgraziato. Oh, guarda lì che c'è. No, aspetta. Ok, appena quello. Vorrei che mi sgami quella merda! Mi si è spostata, mi sa. Madonna, ce n'è altri. No, non mi vedi. Vai, vieni, vieni. Indubbiamente sono le fasi iniziali queste per prendere. Mica massimo, cioè lì può tenere 10 colpi di scorta, ma che è? Comunque sono le fasi iniziali, però. Ma sto cavando molto bene. Sono fiero di me. Molto fiero. Ah, potevo passare anche da qua. Però volendo potevo anche evitarli. Andiamo? Di qua. Ti sto dietro. Ti sto dietro. Ti manca stare con lui? Con Jesse? No! Dopo tutti quegli anni. Jesse è un grande e adoro i suoi. Per me sono una famiglia, ma tra noi non c'era niente. E com'è che non ne abbiamo mai parlato? Non lo so, forse mi sentivo. Anche Cat sembra un argomento tabù. Sì, perché in realtà non c'è molto da dire. Certo. Io ho sempre avuto l'impressione che non ti piacesse. A dire il vero non mi importa di lei. Ok. Ha talento come artista, eh? Comincia a piacermi persino il tatuaggio. No, troppo gentile. Ma non era la persona giusta per te. Interessante. Smettila. Ok. Puoi legare qui Shimmer. Come chiamate il tuo cavallo, Shimmer? Ehi. Vuoi vedere una cosa spettacolare? Stai per indicarti la faccia? No, non così tanto spettacolare. Ah, cavolo. Andiamo, Shin. Oddio, mettete letto i bambini. Ci farà vedere il vulvone. Ovviamente, ragazzi, non censurerò niente, eh? Niente.
andrò incontro al non guadagno del video piuttosto che censurare roba di questo spettacolo. Panorama niente male, eh? Sì, mi piace. Questa zona ha i suoi vantaggi. Dove firmiamo? Dai, vieni. Cazzo. Volevo godermi un altro po' lo spettacolo. Con chi facevi questa strada? Jesse? Eugene? Giusto. Ah, Eugene. Faceva troppo ridere. Eh già. Scusa un secondo. Mia, anche mia per comunicare con la roba. Vorrei arrivare a 73 anni così. Io vorrei arrivarci e basta. Un proiettilino. Siamo entrati dentro con un proiettilino. Vai. Falle lavorare con le braccia. Ok, ora tocca a me. Poteri lesbici attivati. Sto scherzando. Aspetta! Un distributore qua. Nessuna cocchina scaduta, peccato. Firmiamo. Cos'era questo posto? Era una torre radio. Era. Qui. Vado a frugare. Che mi frega. Dobbiamo godercelo. Oh Gesù. Non ci credo. Ehi, scommetto che questo bong era di Eugene. Ah, ora è mio. Me l'ha regalato. Hai portato anche l'erba, per caso? Ah, magari. Eugene non usciva mai senza. Ah, ecco, vedete. Yeah! Il ritorno dei pezzi di ricambio. Vabbè, sapevo che era personalizzabile l'arma, modificabile, anzi. Thank you! Una scatola intera per un proiettile. Aspetta, qua dovrei firmare, no? No, non c'è nient'altro, dai, firmiamo. Ah, guardate, abbiamo trovato tracce di passi, le abbiamo seguite fino a un piccolo accampamento, due adulti e un bambino, bisognosi di cure. No, non erano quelli che praticamente cercavano aiuto. Tommy Joel, tutto ok, due clic al stand di benzina eliminato, resto ok, tutto ok. Fermiamo. Fatto. Vieni. Quel paese è l'ultima tappa. Guarda. Ecco il paese. Quello con la grossa torre? Sì, quello del prossimo avamposto. Bello, andiamo. Torniamo ai cavalli. A me non mi piacciono i giochi così. Troppo Senti, tranquilli. ma sono gli stessi vestiti di ieri. E quindi? Sono puliti. Sono puliti. Ah, ecco, brava Non ti Ellie, diglielo. giudico. Beh, siamo di pattuglia. Siamo qui per gli infetti, non è una sfilata. Boom. Stai bene comunque. Ti Dammi un ringrazio. bacino. Bacino? No, niente bacino. No, comunque dicevo, non è che non mi piacciono, più che ho il terrore, capito? Giochi così. Ah, tutto tranquilli. Oh, bacini, risate. E poi, minchia. Succede l'inferno. Catroia. Pipipi. Ok.
Andiamo. Vai cavallino, vai. Ma non salta. Oh, devo prendere una mezza rincorsa. Datemi un cavallo più giovane. Io spero di morire come Eugene. Per un ictus? No, di vecchiaia. Dopo una lunga vita. Scherzi, no. Sei troppo spericolata. Senti chi parla. Probabilmente morirai di ipotermia per aver usato scarpe di tela sulla neve. Oggi ho gli scarponi. E sai come finirai tu? No, indovino. Mi ucciderai tu? Non scherzare. Ti ho rovinato la gag? No. Forse. Fanculo. Non dovremmo controllare queste case? Sembrano a posto, ma se vuoi, magari è rimasto qualcosa di male. Ah, guarda, mi ci butto a capofitto in questa casetta diroccata. Mi piacciono assai. Cosa sai di questo posto? Uno dei tanti quartieri spopolati. È difficile che gli infetti arrivino qui. Di solito li troviamo sul confine esterno. Andiamo. Che fai stasera? Pensavo di invitare Joel per un film. Oh. Aspetta. Avete fatto pace? Sì. Avete deciso che film guardare? A Joel cosa piace? Curtis e Vai per due. È da parecchio che ce l'ho nel mirino. Oh, wow. Di solito guardiamo stupidi action anni 80. Lui ne va matto. Oh no. In realtà piacciono anche a me. Tu invece? Cosa fai più tardi? Qualcuno proponeva di uscire di nascosto. Con lo slittino. È un'idea carina. Già. Dopo ci vediamo? Ah. Ok. Magari ti suono qualcosa. Ok. Da vulva le suoni. Fammi leggere sta roba che, non l'ho letta. Curtis e Vai per due. Sono due ex commando che disertano per combattere i cattivi. In questo film se la prendono con delle specie di spie russe. Mi ispira molto di più di quanto credessi. Quello più giovane, Viper, è un super ninja. Uno con le palle. Quanti anni ha nel primo film? 10. Quanti anni hanno fatto di questa serie? 4, direi. Gesù. Joel ha visto l'ultimo al cinema. Assurdo, vero? Già. Assurdo per davvero. Secondo però aspettate. Te qualcuno gira ancora dei film. Per forza. E chi te lo dice? Magari se la passano tutti come noi. Ecco. Troppo impegnati a sopravvivere. Beh, io compongo canzoni. Se ci fosse una telecamera. Madonna. Ma come sono due? Ne abbiamo. Esistono dei pezzi originali di Ellie? Perché non mi hai mai suonato nulla? Beh, non lo so. Coraggio, voglio ascoltarne una, stasera. Ci penso su. Ecco. Adoro i camper. Sono come case portatili. Sono case portatili. Secondo te la gente viaggiava sul serio in questi cosi? E tu l'avresti fatto? Prima dell'epidemia, certo. Avrei viaggiato per tutto il paese. Magari anche all'estero. Un giorno ci andremo. Sì, come no. Jesse si è messo in testa di andare in Canada. Ha sentito parlare di un'enorme cascata e ora vuole vederla. Sul serio? Non ce lo vedo via da Jackson. Ognuno ha i suoi sogni. E il tuo qual è? Non ce lo dici. Ok, qua non c'è niente. Andiamo.
Quindi sta roba, sì, ci permettono di apprendere abilità, però ne abbiamo poche, una decina e poco più ne abbiamo. Ne servono altre. Queste case sono tutte... meh. Basta che non possiamo entrare in queste case. Forse è qua sì, però. Sì, qua sì. Uno scrigno! Oh, non fa aprire. Oh, munizione! Ma questo? Collezionabile? Oh, questa mi manca. Ah, è vero che lei... le tue carte dei supereroi, giusto? Ah, sì. È vero che lei era appassionata, le piacevano queste cose. Levati. Levati, donna. Oh, altre pilloline. È Viagra questo, secondo me. Andiamo. Non cazzeggiare. Meno male che queste case le avevano già controllate. Hanno persi tante robe. Onestamente non so più cosa controllare. Qua possiamo andare? No. No, bueno. Nemmeno qua. Penso che riprendiamo il cavallo e andiamo via. Qua abbiamo già controllato. Sì, dobbiamo andarci. Dov'è il mio cavallo? Fatti cavalcare. Non so se ci sono case più avanti da controllare, però. Dicevamo? Ne servono per sbranare un alce. Più di uno. Dove si sono nascosti? Cerchiamoli. Equipaggio l'arma. Oddio! Ah, ma questo c'è solo tre colpi? Tengo la pistola. Sento all'interno. Aia. Come cazzo sono entrati? Soprattutto come entriamo noi? Dina, di qua. Runner. Quanti sono? Uno mi pare. Cento rimasto dietro al supermarket. Buona idea. Scusa una cosa, ma sta chiuso, ok. Qua le porte che si possono aprire dall'altro lato, in genere. In genere. Ah, ecco, ecco le mie pilloline. Io sono venuto solo per questo. Lì c'è la luce accesa. L'ho spenta perché non mi ricordo se erano sensibili o meno. Forse erano i clicker. I clicker erano sensibili. Altri? Stai bene? Sì. Bel lancio comunque. Grazie. Onestamente. L'ingresso era barricato. Com'è entrato quel runner? Già. Bella domanda. Vado.
Pezzettini, viti, bulloni. Qual è il tuo record di infetti uccisi in una pattuglia? Penso che risalga un annetto fa. Ero fuori con Joel. Sono arrivata a una decina. Tu? Io 20 una volta. Erano in gruppo. Cazzo. Oggi potresti migliorare il tuo record. Non ricordavo di più, però. Ma scusa, dove dobbiamo passare? Ah, di qua, ok. Non ho visto grande. Altri grande. Facciamo piano. Vediamo come va. È bello che anche lei si dà da fare comunque. Mi piace. Pensavo facesse la bella statuina, no? Del tipo, fai tutto tu, io ti guardo. Ok, non si può entrare. Fammi passare! Faccio io che sono pratica. Questa frutta è svuotata. Cristo. Ah, ok, bravo, bravo. Bella lì. Good kill, good kill. Sono finiti. Sì. A quanto pare. Restano quelli dentro il supermarket. Continuiamo a girare. Un'entrata salterà fuori. Beh, oh, cioè, la munizione della pistola al massimo. Dio mio. Non è bella sta cosa. Devo aumentare sicuramente il lo spazio nell'inventario. Non è possibile. Sono pochi colpi. Non mi piace. Aspetta. Qua ci sono robe. Nada. Continuiamo. Fammi salire. Voglio dare un'occhiata. Eccomi. Dove vuoi salire? Dove ti vuole finire? Ah. Ok, vai. Lì è crollato un pezzo di tetto. Vieni. Grazie. Guarda, visto? Ok, cerchiamo di arrivare lassù. Come ci arriveremo? Ah, guarda. Ina, qui sotto. Ellie, tutto bene? Sì. Solo una botta. Cerca di morire di vecchiaia e non di infezione. Non mi va di spararti in testa, ok? Ci sto. Bene. Ma gliel'hai detto a questa cretina che noi siamo immuni tecnicamente? Perché siamo immuni. No. Cosa ci fosse qualcosa di nascosto? Maledetto stronzo. Non ho kit però. C'ho la vita a due. Un attacco e mezzo.
Mio. Mio. Oh, questo che è? Nota. Vediamo che dice. Signora, mi dispiace per l'accaduto, lo giuro su Dio. Non volevo farle del male, non volevo prendere altro dal suo negozio. A parte le medicine, suo marito si è alzato addosso. Che potevo fare? La mia sorellina non si sente più i piedi. Mi serve l'insulina, non se ne trova in giro. Che alternative avevo? Spero che sopravviva, mi spiace tanto. Ah. Non me lo fa girare, quindi non credo ci sia niente dietro da leggere. Scusa una cosa, ma adesso quanti ne abbiamo? Ah, non possiamo ancora fare i kit. Ma vediamo qua, c'è velocità di movimento. Tenacia. Ah. No, comunque ne abbiamo ancora pochi. Continuiamo. Come arriviamo sul tetto? Non lo so. Infatti anch'io ero un po' spaesato. Cosa vuoi si passasse da lì? Magari possiamo salire lì così e salire lì, no? Tipo di qua. Ma quanto sono un genio? Vedi, io sono un genio. Da questa parte. Cioè io li trovo i percorsi. Non sono un amante di platform, ma... Sono dentro. Me la cavo. Oh. Ehi, una bottiglia di alcol. E degli stracci. Tieni, datti una pulita. Il nostro primo kit. Ok, crea. Ecco. Povera la mia Ellie. Qui ci sono spore. La maschera. Ecco. Ma sbaglio, tipo lei riusciva comunque a starci in mezzo alle spore. Ricorda, non voglio doverti sparare in testa. Come sei dolce. Ancora meno io a te. Sono qui da parecchio a giudicare dalle spore. Fa attenzione agli infetti anziani. Sì. Siamo sempre nel supermarket. Non lo so. Non siamo sopra. Scendiamo al piano terra. Ok. Prima di scendere al piano terra, vogliamo dare un'occhiatina in giro? Prendere tutto il possibile. Che dice questo? Ehi, Christian, la roba buona è in cassaforte. La combinazione è la data in cui il mio cucciolone è stato eletto impiegato del mese. Non vedere o dare via niente per i momenti di magra. Chiaro, riguardati Mino. Ok. Quindi quando è che sarebbe diventato impiegato del mese? Munizione al massimo. Che odio! Aspetta, perché qua c'era questo, no? Impiegato del mese. Ma... Ah, il mio cucciolone! Yeah! Cazzo, ha funzionato. Ok. Oddio! Sì, perché la data del cucciolone, quindi il cane, qui parla... Qui c'è luglio. Luglio 2013, ok. In caso vi serve almeno. È stato utile, allora. Solo questo posso fare? Per forza questo, ok. Ah, ecco, si va. Ok. Perfetto. Nada. Non so perché io cammino a quattro lato e le gira liberamente in piedi così. Ok. Mi piace trovare robe. Aspetta. Servirà altro alcol poi.
Ok, direi che qua abbiamo fatto. Dei suoni talmente forti che sembra quasi che ti abbia già sgamato, invece no. Mia. Questi stronzi ciechi mi danno i brividi. Pensiamo a ripulire il resto dell'edificio. E poi scappiamo di corsa. Ci capiamo al volo. Dici che ce ne saranno altri? Allora, tanto la strada da quella parte, no? Però fammi controllare qua che non ci siano medicine o qualcosa di utile, no? Io vorrei fare una postilla alla loro missioncina. Portatevi uno zaino più capiente. Davvero? Ma che ne è stato? Accetto sempre i regali. Che regalo? Ellie. Oh! Tieni. Grazie. Belle. Fa attenzione. Lo so bene. Non lo userò mai. Non è finita. Dobbiamo risparmiare. Oh, aspetta. Anche qua. Anche qua. Guarda quanta roba. Scusa una cosa. Posso fare un kit volendo? Sì, e come? Ottimo. Posso fare già questo. Andiamo, bella. Madonna santa. Qui ce ne sono diversi. Come ce la giochiamo? Ribera. No! Prima run. Sì, mi sa che ci convengono il primo run. Si può fare qualcosa di super stealth lì con la luce accesa che mi ghialla il gioco. Ok, facciamo che acchiappo lui appena passa vicino. Ok. Siamo a due. Fa vedere questi che stanno facendo un giro diverso. Abbiamo un cliccherino. Mi sa che facciamo ordine sparso e via. Come vogliono vendere. Adesso prima il clicker. Ah!
Ok. Ha delle belle tette il culo, eh. Guarda un bel seno. Mi sa che la nostra Dina ne ha ucciso uno. Mi pare, eh. Questo è un po' più rompicoglione delle minori. Però onestamente mi preoccupa molto di più il clicker. No, cazzo, sono due. No, uno. Ok. Altri? No. Sono tutti morti? Sì, pare. Sai, poteva dare peggio. Siamo delle grandi. Sì. Certo. È pazzesco, stiamo facendo numeri da paura. Immaginati quando lo dirà, okay. Joel. Non vedo l'ora di arrivare all'avamposto. Non richiamo la paura. Assolutamente. Concordo al 100%. Ah, qua si poteva entrare, non sono arrivato. Non sono neanche passato di qua. Munizioni, vabbè, ho tutto al massimo. Ok, questa cosa orribile. Sto lasciando un sacco di munizioni dietro. Che odio. Che odio. Però se sto lasciando un sacco di munizioni dietro significa una sola cosa, sto giocando bene. Altrimenti avrei dato fondo alle munizioni. Comunque sì, da questa parte probabilmente dovremmo uscire. Fatemi dare un'occhiatina in giro per cortesia, perché no, pare non ci sia niente. Non si apre. Ok, facciamo così. Prova farmi salire da quel buco nel tetto. Ok. Ok. Anzi, sapete che vi dico, io spezzo qua let's play, ragazzi, una bella mega parte tutta per voi. Spero vi sia piaciuta, noi ci vediamo con la terza parte, mi raccomando ragazzi, spaccate di likes e continueremo da qui. Ciao a tutti.